Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Sabato 10 giugno, la testata giornalistica Obiettivo News, quotidiano di informazione online, compie 10 anni. Sono felice e orgogliosa di questo traguardo, il primo di tanti. Fondato dalla Bersini Comunicazione, editore della testata, il 10 giugno 2013, Obiettivo News è cresciuto molto da allora. Grazie a voi e grazie a tutti coloro che vi hanno lavorato con sacrificio e impegno. In primis Andrea, che lo nomino anche se non voleva essere nominato, che in tutti questi anni ci ha messo anima e cuore per far crescere il giornale con competenza, professionalità e soprattutto per quanto riguarda le riprese, la post-produzione video e le dirette streaming. Sono tante davvero le persone che hanno collaborato in questi anni con noi e che collaborano adesso e che hanno lavorato con impegno per il giornale. Chiedo venia se non vi nomino tutti, ma altrimenti resteremo qui per ore. Due però ci tengo a ricordarle, due persone che non ci sono più, che purtroppo sono decedute. Fulvio Rogolino, che ha creduto all'Obiettivo News fin da subito, il giornale era infatti nato da pochi mesi quando mi ha contattato. E la sua creatività, il suo impegno, il suo essere diretto e i suoi consigli preziosi, che mai più di adesso mi sono utili. E Fabio Artesi. Anche in questo caso era stato lui a contattarci perché voleva lavorare con noi. Fabio era un vero giornalista, sacrificava il suo tempo libero, se era a cena con la moglie e c'era un incidente, lui partiva subito e lasciava la moglie lì. Non si è mai tirato indietro. Un giornalista d'assalto che sapeva andare dentro la notizia, ma soprattutto un giornalista che metteva il cuore nella notizia. E non ultimo, un vero amico. Purtroppo la sua vita è stata stroncata dal Covid. Ora smetto di parlare del passato perché mi sto commuovendo e non voglio neanche annoiarvi troppo. Parliamo del presente e del futuro di Obiettivo News. Tante cose in cantiere per il futuro che scoprirete piano piano strada facendo, ma la prima fra tutte ve la svelo. Obiettivo News ha un'appendice, come già magari saprete, on TV web, e come suggerisce il nome, è la TV di Obiettivo News. In considerazione del fatto che in Canavese da alcuni anni non c'è più una TV, abbiamo deciso di far crescere un TV web rendendola fruibile sulle smart TV, con una vera e propria programmazione, ossia con un palinsesto TV centrale e poi una parte on demand. Il nostro obiettivo è quello di rilanciare il territorio, dare voce al canavese e all'area della città metropolitana e non solo, in tutte le sue sfaccettature e caratteristiche. Programmi, format di vario genere, TG prenderanno vita, entreranno nelle case e su device a fruizione gratuita. E non dimentichiamo le dirette TV. Inizieremo proprio questa settimana trasmettendo in diretta streaming tutti gli Alto Canavese Games che si terranno a Rivara da venerdì a domenica. Inoltre, durante l'evento, nella serata di domenica, puntata speciale in diretta sul palco di Facciamoci uno Spritz, dove il nostro Gabriele Brida con Riccardo Citta coinvolgeranno le Miss e i Mister candidati al ruolo di Miss e Mister Obiettivo News. Al termine eleggeremo i due volti che, attenzione, non saranno i testimonial del giornale, ma diventeranno i protagonisti di un nostro nuovo format. Adesso smetto di annoiarvi, continuate a seguire Obiettivo News e On TV Web, la nuova TV del territorio per il territorio. E grazie, grazie per essere stati e per essere con noi adesso e spero anche in futuro.